Allora. Perfetto, buongiorno a tutti, ho avviato la registrazione e procedo con l'appello. A chi occorre la giustifica la chiede. Rappa Patrizio. Presente con giustifica, grazie. Ok, corrente Giulio. Sì, buongiorno a tutti, presente, giustifica, grazie. Ok, Cucunato Piero. La sentiamo male, consigliere Comunato, però leggo in chat che le occorre la giustifica. Sì. Ok, Dinardo Raffaele. Enrico Filippo Massimo. Buongiorno a tutti, presente senza giustifica. Ok, Maesano A me serve la Vincenzo. giustifica, Carmen, non Sì, so. ho segnato, sì. Comunque Maesano attenzione qua. Vincenzo. Mancuso Paolo. Sì, presente, presente, Farfalla presente. Claudia. Presente. Ok, Sordini Simone. Buongiorno a tutti. Perfetto. Non giustifica, ok. No, giustifica. Perfetto. Allora, dovrebbero esserci caricati i verbali. Un attimo solo che ve lo dico. Quelli in approvazione penso tutti e due, sia quello del 30 novembre che quello del 7 dicembre. Vediamo un attimo. Sì, esatto, ci sono tutte e due nella cartella verbale da approvare. Allora, io l'ho letti e va bene, ho già letti prima. Leggeteli con calma, adesso faccio sapere. Presidente, mi perdoni, la Sì. seconda pagina del verbale, proporrei, quando c'è scritto i sopralluoghi di verifica per i lavori dell'acquario, del velodromo, del Palazzo della Civiltà Italiana, preferirei. È vero che non sono molti che guarderanno questo verbale, però ogni volta che c'è la nota marca, ex italiana, ora francese, insomma, internazionale di moda, preferirei che fosse messo insomma il termine della civiltà italiana, anche nella riga sotto dove io faccio un intervento, se è possibile. Carmen, non so Per me va se... bene. Paolo, scusa, se mi puoi Carmen, dire. Sì, ti sento, dimmi come devo sostituire seconda che pagina. scarico il. Sì, del verbale del 30? Sì, il primo Ok, verbale, esatto. sì. Dimmi cosa A metà sostituisco? proprio, a metà Sì. proprio ci sono, c'è scritto Palazzo, poi il nome della marca, Sì. e sono due riferimenti. Al posto del nome della marca mettiamo Sì. Quindi Palazzo della Civiltà Italiana. il casso, il nome della marca. Sì, due volte è stato riportato, Va soprattutto poi bene. nella mia Va dichiarazione, bene. insomma. Civiltà italiana. Ok. Va Grazie. bene. Prego.
Buongiorno a tutti, ma è qui la commissione? Sì, Rinaldo, buongiorno. Non sentivo più nessuno, mi ero spaventato. Stiamo leggendo il verbale. Sto leggendo il verbale. Ah, mi sento io allora, ok, ok. Stanno leggendo il verbale. Quale? Il primo, sono del 30, del 30 okay. Novembre. Ok. Carmen, scusa, per il verbale del 7, se poi sì. Dopo posso fare... Sì, appena abbiamo finito quello lì del 30... Perfetto, una cosa tutto. Proprio banalissima, proprio per chiarire sì. L'area camper del sì. Di Tor di Valle. Grazie. Ah, se ci date l'ok sul verbale questo del 7... Del 30 per me va bene, sì, grazie, scusatemi. Scusate. Sì, anche per me va bene il 30. Corrente va bene. Allora, vanno, va bene per tutti il 30 novembre il verbale? Sì. Vabbè, allora lo approviamo. Ok. Dicembre. Carmen, allora se potevo sì. Precisare meglio la frase pagina 3 nella metà in basso. Sì. E qua c'è scritto il consigliere Mancuso, domanda informazioni per quanto riguarda l'area, invece di dire occupata ed ora liberata dai camper, in realtà di camper lì sono sempre stati pochissimi. Inizialmente destinata oppure destinata ai camper, semplicemente così, destinata ai camper di Piazza Tarantelli. Okay. Tanto per individuarla, chi è di zona comunque la conosce perfettamente. Certo. Grazie. Per il resto mi sembrava perfetto. Ok. Grazie. Ok, anche per me il 7 va bene, comunque dateci voi l'ok. Sì, va bene, anche per me è corrente. Poi se mi posso permettere un intervento modello, come direbbe il Presidente Cerisola, sull'ordine dei lavori. Prego. Prego, ora. Sì, se fosse possibile cominciare dalla memoria di giunta numero 14, tutto qua. Perché secondo me lì ci staremo una mezz'oretta oppure anche due minuti.
però potrebbe essere abbastanza lunga la chiacchierata, la discussione. Allora, cominciamo dalla memoria di giunta 14, la legge pure Mancuso a questo punto, perché io non posso. Grazie. Non ho problemi, sì. Quindi io lascio la lettura al grande consigliere immenso Mancuso. E credo che ci sia un problema per il consigliere Cucunato, perché qui dice in attesa, avrà anche lui un problema di linea. Allora, se posso, se posso leggere, ditemi. Allora, chi è presente? Chi è che non è presente? Cioè, chi è presente? Okay. Scusa, no. Paolo, scusami, ti riferivi alla memoria di giunta numero 14, sì, giusto? Sì, 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 l'ho okay. Già aperta, sì, protocollo 1, sì. Poi 2, 2, 2, 2, 1, numero palindromo del 18 dicembre 2020. Poi ditemi quando posso incominciare. Per me puoi andare, Paolo. Ragazzi, perfetto. Un po' d'attività, tanto sta commissione, facciamo le cose e poi ci salutiamo. Poi ricominciamo seriamente dalle prossime. Allora. Dateci mezz'ora di attenzione e chiudiamo. Prego, Paolo. Memoria di giunta municipale numero 14 del 18 dicembre 2020. Monetizzazione degli oneri derivanti da convenzione urbanistica Torrino Sud, da destinare alla ristrutturazione del Casale Città d'Europa. Premesso che con in data 16 giugno 2009 è stato sottoscritto dalla Regione Lazio e dal Comune di Roma l'accordo di programma ex articolo 34 decreto legislativo 267/2000 relativo alla compensazione edificatoria del comprensorio E1 Tormarancia attraverso la ricollocazione delle volumetrie nel programma di trasformazione urbanistica Torrino Sud. Ma Torrino 4... Sud, perdonami Mancuso, scusami, perdonami se ti dico, ma quale consorzio è? Perché non dici il consorzio. È del costruttore Marronaro, noi l'abbiamo trattata più volte perché lì in questo ambito è compreso anche il parco di Caterina Troiani, la risistemazione del parco di Caterina Troiani. Ho capito, però non dice quale consorzio è. No, è proprio una trasformazione urbanistica, hanno realizzato degli edifici ormai da tanti anni e sono rimasti appese. Siccome dovevano fare un asilo, non serviva più e devono monetizzare. Va bene, scusami. È una questione, io per questo vi perdono, perché siccome l'abbiamo trattato in urbanistica, avendola letta questa mattina, allora il Presidente è stato così cortese, insomma, da concedere la lettura di questa memoria. All'articolo 4 della Convenzione urbanistica, ex articolo 28 legge 1150 del 42, stipulata dal Comune di Roma Capitale, è stata prevista la realizzazione di un'opera a scomputo del valore di euro 1.578.560, asilo nido per 60 bambini, che, in forza della deliberazione dell'Assemblea Capitolina numero 52/2012, è stata stralciata e mai realizzata. Con risoluzione numero 16 del 26 ottobre 2017, il Consiglio del Municipio IX EUR ha impegnato il Presidente a chiedere alla Sindaca e all'Assessore Capitolino all'Urbanistica di utilizzare gli oneri residui della Convenzione Urbanistica suddetta per la sistemazione del parco in via Caterina Troiani e convogliare i restanti fondi ad interventi finalizzati alla riqualificazione del territorio del Municipio 9 EUR. Con memoria numero 5 del 14 luglio 2020, la Giunta Municipale impegna il Presidente e l'Assessore competente a chiedere al Dipartimento di Programmazione e Attuazione Urbanistica di destinare parte degli oneri al progetto per la messa in sicurezza dell'intersezione tra via Cina e via Fosso del Torrino,
di cui è già stato realizzato uno studio tecnico di fattibilità da Roma Servizi Mobilità, ammontante a circa 200.000 euro, che il Dipartimento Patrimonio nell'anno 2015 ha pubblicato un bando per l'assegnazione del Casale Città d'Europa da destinare alla realizzazione di progetti per attività sociali e culturali legati al territorio, che successivamente all'aggiudicazione, in seguito ad accertamenti sulle finalità del progetto presentato dalla società vincitrice, gli stessi aggiudicatari rinunciavano alla concessione, che l'immobile in premessa ad oggi si trova in stato di abbandono e mostra ingenti danni causati dalle intemperie e dei continui atti vandalici. Considerato che per la sistemazione del parco di via Caterina Troiani verranno utilizzati circa 480.000 euro, ripeto, 480.000 euro, per la messa in sicurezza dell'intersezione tra via Cina e via Fosso del Torrino verranno utilizzati circa 200.000 euro, ripeto, 200.000 euro. I cittadini del quartiere Torrino continuano a sollecitare l'avvio di ogni iniziativa utile al recupero del Casale Città d'Europa, sito nell'omonimo parco, attualmente in consegna al Dipartimento Patrimonio di Roma Capitale, al fine di destinarlo ad attività sociali, culturali e ricreative per il territorio. Il Casale in premessa rappresenta un punto di riferimento per una vasta area urbana. Il municipio Nono Eur ha intenzione di acquisire l'immobile, una volta ristrutturato, per destinarlo alla originaria funzione di svolgimento di attività, così come richiesto dai cittadini che ne sono stati privati per diversi anni. La giunta del municipio 9 Eur impegna il presidente e gli assessori competenti del municipio nei confronti della sindaca e degli assessori di Roma Capitale al fine di destinare la restante parte degli oneri derivanti dalla convenzione Torrino Sud, pari a circa 900.000 euro, ripeto 900.000 euro, alla riqualificazione del Casale Città d'Europa, già oggetto di valutazione tecnico-economica da parte dell'ufficio tecnico municipale. Successivamente all'assegnazione di detti fondi si procederà alla richiesta di consegna del bene al municipio 9 Eur da parte del Dipartimento Patrimonio per consentirne la ristrutturazione e l'utilizzazione secondo quanto richiesto dai cittadini. Firmato dal presidente del municipio e dall'assessore proponente all'urbanistica. Approvato nella seduta del 18 dicembre 2020. Posso fare una domanda? Presidente Mancuso, posso anch'io alzare la mano? Mi ripete di quando è questa memoria di giunta? 18 dicembre 2020, approvata Perfetto. Nella seduta del 18 dicembre 2020. Grazie. Prego Mancuso. No, io perché non ricordo in questo momento qual era la cifra inizialmente di 4 anni fa circa che necessitava al proponente, che poi come abbiamo letto ha rinunciato, per aggiustare ciò che si era degradato del casale. Perché io mi ricordo qualcosa intorno ai 200-250.000 euro. Dico bene, Presidente Enrico? Ecco, scusate, chiudo il microfono. Sì, più o meno le cifre erano quelle. Sì, sì. Più che altro perché per esserci 900.000 euro sarà crollato il tetto. Erano intorno ai 250.000 euro, ora sicuramente si saranno aggravate le condizioni dello stabile, va da logica, però più o meno la cifra era quella, quando abbiamo sempre trattato la questione. Ok. Buongiorno. 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 Le occorre la giustifica, consigliere Metano? Giustifica, grazie. Bene. Buongiorno a tutti. Va bene. Se non ci sono altre domande in merito alla questa memoria, possiamo
Sì, io chiedo sempre l'ausilio. C'è Di Nardo che riesce, sta col computer, un Mancuso e Ossordini. Se mi vedete le altre memorie, così le leggiamo. Questa la mettiamo in evidenza? Questa mettiamola in evidenza, sì, assolutamente. E se non sbaglio, Presidente Chiarappa, c'è una commissione nei prossimi giorni sul tema, vero Presidente Enrico? Enrico la convoca. Sì, mi sembra. Sì, sì Presidenti, sì, consiglieri, sì. Ho convocato per giovedì mattina un aggiornamento sul tema, appunto. Perfetto, altre domande in merito? Questa... A questo punto eventualmente l'approfondiremo un pochino di più. Ho invitato l'assessore al patrimonio De Novellis, il Dipartimento Patrimonio e la nostra direzione tecnica. Ottimo. Mancuso, mi dai una mano sulle altre? Va bene, sì, apro qua i file. Grazie, scusa che oggi... Allora, no, sempre dentro memorie... Carmen, io sto sempre dentro memorie direttive e verbali di giunta. Allora, sì, abbiamo... quelle che ho caricato stamattina sono queste qua. Aspetta, io ti dico subito. Sì. Sono... tanto si vede... perché sono questa 17 minuti fa, 16 minuti fa, ci sono due verbali di giunta del 7 e del 1 dicembre e poi leggo qui memoria di giunta numero 12, l'avevamo già letta? Perché mi c'è caduto l'occhietto adesso. Questa numero 12 del 30 novembre. Io non lo so se l'avete letta nell'altra commissione, non penso perché era stata una commissione abbastanza lunga, entrambe le ultime due, sia del 7 che del 14 dicembre. Non lo so, apriamo, vediamo. Allora provo a leggerla. Sì. La leggo allora. La funzionalità sto con lettore della rete fognatura. Aspetta. Ciao. Posto del Torino. L'avete già letta? Non me lo ricordo. Quale? La numero 12, del 13 novembre, sistemazione della corretta funzionalità del collettore della rete fognatura. Aspetta, c'è questa cosa qua. No, non abbia la leggila, che comunque è importante. Allora... Parliamo del protocollo, del Torino, no? Del Torino, bravissimo. Sì. Della puzza che esce da là. Sì. Leggiamola, va, per favore, chi può. Questo, così che abbiamo una... Questa l'avamo letta, Questa l'avamo letta, mi ricordo. Però rileggiamola per chi non si ricorda. Aspetta, te lo dico io, l'avete letta perché la trovo in evidenza. Sì. L'avete letta il 30 novembre. Perfetto, allora la tolgo da qua perché non era stata tolta. Se la volete la rivediamo. Comunque, vabbè, diciamo che diceva che il presidente e l'assessore, visto che al momento non è ancora stato fatto nulla, impegnava gli uffici competenti per adoperarsi in merito. Situazione comunque abbastanza grave, peraltro da tanto tempo, che inquina tutta quella zona. Cioè. Ok, poi invece questa abbiamo letta, quindi che era la 12. L'ho spostata tra i file in evidenza comunque. Okay. Adesso nuovi ci sono questa direttiva numero 30, il verbale di giunta del 7 e il verbale di giunta del primo. Ok, leggiamoli tutti, se mi aiutate. Parto dalla direttiva pure numero 30? Ho Mancuso oppure legge Carmen, come volete. Basta che le facciamo tutte. Carmen, parto dalla direttiva numero 30. Va bene. Io prendo il protocollo che è 120.049. Sì, del 14 dicembre. Sì. Allora, firmata dal direttore della direzione socio-educativa,
dall'assessore Lalli, il visto della dottoressa Saracino. Vado direttamente all'impegna? Sì. Allora, impegna il direttore della direzione socioeducativa di valutare la fattibilità degli eventi culturali e sportivi previsti e, qualora dovessero configurarsi economie di bilancio per l'anno in corso, di predisporre, in piena osservanza delle disposizioni governative in materia di prevenzione al contagio da COVID-19, gli atti funzionali alla realizzazione di appuntamenti programmati e ricorrenti per attività sportive all'aperto da svolgersi durante il periodo delle festività natalizie rivolte alle diverse fasce d'età presso i parchi pubblici e spazi esterni delle scuole, con l'ausilio delle ASD concessionarie delle palestre scolastiche municipali, che sono impossibilitate a svolgere il proprio lavoro, e delle istituzioni con le quali il municipio in questi 3 anni ha stretto protocolli d'intesa. Attività ricreative da effettuarsi presso spazi pubblici esterni, compresi quelli scolastici, dedicati alla cultura del Natale e della ricorrenza del 150° di Roma Capitale 1871-2021, che si concluderà il 3 febbraio 2021 con il coinvolgimento delle scuole ed anche attraverso videoproiezioni d'artista. Incontri culturali da effettuarsi su piattaforma digitale finalizzati a creare momenti di confronto e dibattito familiare. Presidente del Municipio. Ok. Ok. Facciamo? Ok. Prossima. Abbiamo i verbali, sempre nuovi i verbali. Leggi tu, Carmen, pure lo Mancuso, se no tocca pagarlo oggi. Vabbè. Vai in extra. Allora, c'è leggi. Il verbale della giunta del 1° dicembre. E allora, assolvere funzionario del segretariato, il presidente verifica la presenza, il presidente invita. Allora, direttiva di giunta municipale proposta dall'assessore Lalli, avente ad oggetto eventi e manifestazioni culturali in osservanza delle disposizioni anti-Covid, impegno fondi per la cultura e per lo sport. L'assessore illustra l'atto e dopo anche disamina da parte della giunta, l'atto viene approvato all'unanimità e assume il numero 30, quello che abbiamo appena letto. Poi c'è direttiva di giunta municipale proposta dall'assessore Caminiti, rimodulazione del progetto del Banco Solidale per l'emergenza Covid. L'assessore illustra l'atto, dopo ampia discussione da parte della giunta, l'assessore rileva la necessità di rimodulare la direttiva numero 14 di maggio 2020. Si riserva di approfondire la redazione dell'atto con la Commissione delle Politiche Sociali, impegnandosi a sottoporlo alla giunta nella prossima seduta. Terzo punto, approvazione dei verbali delle sedute del 13-11, 7-11 e 24-11. Dopo ampia discussione la giunta municipale approva all'unanimità il verbale del 17, mentre i verbali del 13 e del 24 vengono approvati dalla giunta, tranne che dall'assessore Caminiti, in quanto non presente alle sedute medesime. Relazione assessorili, la Caminiti, relazione in merito alla richiesta inoltrata dalla Croce Rossa di utilizzare i locali siti in via Comisto, già adibiti a magazzino dei pacchi durante l'emergenza Covid, per lo svolgimento dei corsi per aspiranti volontari per 2 ore al giorno. L'assessore chiede al direttore del municipio presente alla seduta odierna di attivarsi con il direttore della direzione tecnica per poter accogliere la richiesta della Croce Rossa. L'assessore Antonini relaziona circa la possibilità di acquistare dei mezzi per il servizio giardini, vista la disponibilità di bilancio. Si attiverà verso il servizio stesso per definire le loro necessità. Questo è quanto. Ok, mettiamolo agli atti, grazie. Ok. Posso fare una domanda? Prego.
se quanto ha detto l'assessore Caminiti poi è stato trattato sul banco alimentare. E possiamo chiedere, anzi, banco solidale, scusate, ho sbagliato, banco solidale. Sordini queste cose le sa pure la pappadà, in teoria. Io purtroppo so. Ci siete, ragazzi? Ci siete? Ma qualunque membro della commissione politiche sociali, eh? Ma qualunque membro della commissione politiche sociali, esatto, no? Perché non lo faccio, non ci sono. Credo Maisano sia un membro. Io ho comprato una panca alla palestra, me l'hanno, dice, portata in cassa. Sì, giusto? Sì, ragazzi, nessuno è... aiuta? Nessuno ci aiuta. Non sono in politiche sociali, non so. Ma Sordini c'è? Credo gli sia caduta la linea. Sordini non lo vedo, vedo Pappatà, Maisano. Pure Cucunato. Politiche sociali. Vabbè, niente, andiamo avanti, dai. Oggi è Natale. Perfetto. È così. Allora, adesso invece c'è il verbale del... Aspetta, che riprendo la pagina. Del 7, il verbale di giunta del 7 dicembre. Attenzione, che lo trovo subito. Sembra facile, ma in realtà allora verbale di giunta, eccolo qua, del 7 dicembre. Allora, 7 dicembre, presidente, la seduta del vabbè, ok, funziona. Il presidente verifica la presenza che la giunta municipale inizia con l'approvazione all'unanimità dell'inserimento nell'ordine del giorno dirno del seguente atto, che assume il numero 4 nell'ordine dei lavori, cioè un'espressione di parere sulla proposta di deliberazione inerente alla nuova realizzazione di aree, individuazione di aree per la realizzazione di strutture logistiche di AMA S.p.A. per la gestione, appunto, dei rifiuti, a parziale revoca della deliberazione del commissario straordinario con poteri dell'Assemblea Capitolina numero 74 del 15 giugno del 2016. Il Presidente invita quindi alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno. Come primo punto c'è uno schema di deliberazione di giunta avente ad oggetto approvazione del progetto definitivo di ripristino delle funzionalità causa incendio doloso della scuola dell'infanzia, la scuola dei Villa. Dopo un attento esame e successivo dibattito, il Presidente invita la Giunta, a norma di legge, alla votazione della suddetta proposta di deliberazione, che risulta approvata all'unanimità e che assume il numero 17 dell'anno 2020. Secondo punto, c'è lo schema di deliberazione di Giunta avente ad oggetto approvazione del progetto definitivo Torino vivibile tra piazza e ciclabili, aree pedonali in piazza Cina. Dopo disamine ed approfondimento, il Presidente invita la Giunta a norma di legge alla votazione della suddetta proposta, che risulta approvata all'unanimità e assume il numero 16 dell'anno 2020. Terzo punto, c'è sempre una deliberazione di giunta, approvazione dei progetti definitivi relativi agli interventi di manutenzione delle sedi stradali di competenza del Municipio Nono, finanziati mediante indebitamento previsti nel piano investimenti 2020-2022. Dopo attento esame e successivo dibattito, il Presidente invita la giunta alla votazione, la deliberazione risulta approvata all'unanimità e assume il numero 18 dell'anno 2020. Quarto punto, c'è appunto quella che è stata inserita durante la giunta ed è quella per l'individuazione delle strutture di AMA. L'assessore alla sostenibilità ambientale, relazione in merito all'atto. Dopo disamine e approfondimento, la giunta all'unanimità esprime parere favorevole dell'atto in esame. E non ci sono rilevazioni assessorili, finisce così. Concluso. Patrizio, se ci sei. Ragazzi, concluso. No, Benti. È interessante, Presidente, questa, sì, molto, questa seduta. Sì. Metto agli atti? Sì.
Mi potrei permettere di metterli in evidenza? No, infatti, sbagliato. In evidenza. Ciao. Comincio Carmine che va veloce. Io qua sto. No, solo attimo evidenza. Niente. Comunque, allora. Perfetto. Quindi questa la spostiamo in evidenza. Spostiamo in evidenza. Ok, poi adesso ci sarebbero quelle un po' più datate. Che si fa? Quanto datate? Datate di ottobre, datate di novembre, datate di agosto. Ce n'è una, mi sa, di agosto, che è vecchia. Vediamo un po' di che si tratta. Questa è la memoria di giunta, no, è una direttiva di giunta, aspettate, questa cosa avanti, numero 28 del 21 luglio, che parlava predisposizione dei bandi di gara di cui, aspetta un attimo, di cui, un secondo, perciò sto Gigino che mi si mette davanti, non riesco a leggere. La memoria o la direttiva di giunta? Direttiva. È la CN 70841 del 23 luglio, caricata ad agosto. Vorrei pure leggerla, ma non riesco a leggere l'oggetto perché ho una schermata sopra che non riesco a togliere. Ecco, vediamo così. Ok. Predisposizione dei bandi di gara di cui ai finanziamenti per interventi straordinari afferenti al piano investimenti dei lavori pubblici anni 2020-2021. Ok, la leggo? Sì, grazie. Premesso che per le strade gli edifici municipali versano in uno strato di diffuso deterioramento che richiedono interventi di manutenzione straordinaria, che il municipio ha disponibili in bilancio fondi per l'annualità 2020 dedicati alla manutenzione specifica dei manufatti in uso al municipio nono, che parte di questi fondi possono essere utilizzati per la progettazione, considerato che in data 16 luglio 2020 è stato approvato il decreto legge numero 76 del 16/6/2020, CD decreto semplificazioni, che prevede disposizioni temporanee in materia di contratti e appalti pubblici che rimarranno in vigore fino al 31 luglio 2021, che per ragioni di pubblico interesse e per l'incolumità dei cittadini appare opportuna la manutenzione straordinaria sulle strade e sugli edifici in uso al municipio nono euro, da realizzare mediante interventi strutturali e duraturi, che in ragione delle misure temporanee approvate dal decreto legge numero 76 del 16/7/2020, CD decreto semplificazioni, le procedure di evidenza pubblica, il cui iter è stato rallentato dall'emergenza sanitaria Covid-19, ancora in atto nel nostro paese, possono essere affidate con urgenza senza ulteriore mutilazione. Che gli impegni, considerato altresì che gli impegni di spesa in conto capitale riguardanti le spese di investimento per opere o lavoro. Carmen? Pensavo che ero io, invece mi sento la... No, siamo rimasti però per lavori pubblici. Qui Carmen, che fine hai fatto? Il regolamento del decentramento amministrativo e le linee programmatiche. 3 minuti. Decreto legge. Quanto sopra premesso, la giunta municipale formula la Carmen, sei sparita per 4-3 minuti, non ti abbiamo sentito. Sei sparito tu? No, io. No, Carmen, no, non ma... ti abbiamo sentito. Io sto sempre qua. Vabbè, ma e dove siete arrivati? Vabbè, vi leggo solo la presente dispositivo. Okay, affinché la direzione tecnica ponga in essere ogni azione utile alla predisposizione e pubblicazione dei bandi di gara per gli interventi straordinari relativi all'anno 2020, entro la data del 10/12/2020, finalizzati all'affidamento dei lavori di cui al piano di investimenti dei lavori pubblici. Affinché la direzione tecnica ponga in essere altresì ogni azione utile alla predisposizione e pubblicazione dei bandi di gara per gli interventi straordinari relativi all'anno 2021, entro la data di 2020, finalizzati all'affidamento dei lavori di cui al piano di investimenti dei lavori pubblici anno 2021.
giorno. Finito. Ok. Good night. Good night. Ditemi. Allora, ok, ok. Va bene. Ce n'è un'altra? Ce ne sono un bel po'. 23. Questa che si fa? Agli atti, grazie. Ok. Allora, attenzione che torno indietro. Allora, quindi abbiamo letto la 70841. Perfetto, questa. Possiamo andare. Perfetto. E ne leggiamo una del... Leggiamo sempre questa del 3 agosto, vediamo che ci dice. È sempre è una memoria di giunta. La memoria di giunta numero 6 del 28 luglio. Piano di zona D4, Casale del Castellaccio, realizzazione opere a scomputo. Vi leggo direttamente cosa... Allora, la giunta del municipio manifesta la volontà di utilizzo dell'area numero 2... Carmen, scusa, forse il considerato altresì può essere utile... Utile. Che il piano di zona D4, Casale del Castellaccio, è carente di aree di aggregazione e che la realizzazione di un parco pubblico attrezzato di quartiere tra Viale Avignone e Via di Tolosa è stato più volte richiesto dai cittadini, che la società cooperativa Pol S ha già provveduto alla realizzazione e all'inoltro al competente Dipartimento di Programmazione e Attuazione Urbanistica di uno studio tecnico economico di fattibilità per la sistemazione dell'area a parco pubblico attrezzato e che la spesa è coperta per intero dagli oneri dovuti. Tutto ciò premesso, la Giunta manifesta la volontà di utilizzo dell'area numero 2, facente parte del piano di zona D4, Casale del Castellaccio, come parco pubblico attrezzato, utilizzando il contributo ai sensi dell'articolo 35,8 lettera B della legge numero 865 del 71 e dell'articolo 16 del DPR numero 380 del 6-6-2001 e successive molteplici, dovute dalla società cooperativa Poles pari a 186.118,48. Impegna altresì il presidente e l'assessore competente a chiedere agli assessori capitolini competenti di attivarsi presso il Dipartimento PAU per il conseguimento della volontà del municipio. E quanto? Va bene, agli atti, grazie. Presidente, posso chiedere se viene inviata anche la commissione seconda? Allora, attenzione, sì. Commissione seconda per tenerne traccia, magari quest'altro anno possiamo fare una commissione per vedere a che punto stanno questi lavori. Giusto. Come commissione urbanistica. Sì. Giusto. 74474. Aspettate che leggo che anche Enrico lascia la seduta, ma l'altro che lasciava la seduta non l'ho visto nel frattempo. La consigliera Pappatalle 11.45 ha okay. Mandato un messaggio. Va bene, evidenza. Inviare alla seconda. Ok. Che cos'è? Abbiamo detto? Grazie, Carmine. Prego, memoria. Allora. Memoria numero 6. Perché ancora allora. Vanno messi, io non ci credo che c'è sta pandemia. Impressionante. Presidente Chiarappa vuole che le faccia una disquisizione. No. Sappiamo tutto, conosciamo già tutto. C'è qualche notato. Ieri mi sono fatto un pranzo al ristorante mio. È venuta l'amica mia, questa è biologa, proprio imbruttita, eh? È proprio biologa. Molecolare, imbruttita, e allora abbiamo parlato di tutto, dei vaccini, dei controvaccini, vabbè, casino. Questa variante. In separata sede con il presidente parlerò okay, allora. Va bene. Grazie, grazie Mancuso, grazie.
alle ore invece 11.55 ci lascia Enrico. Ok, andiamo avanti? Andiamo avanti. Eh sì, allora abbiamo questa del 24 agosto, ci togliamo un po' queste qua più vecchiotte. E abbiamo 24 agosto? No. Leggi solo l'argomento e l'impegno. Sì, 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 sì. Aspetta che però me ne sono persa. Che ho fatto? Guarda che giornata oggi, ragazzi. Guarda, c'è un sole. Noi stiamo con la mascherina, capito? Questa situazione. Ah, soprattutto siamo in ufficio, cioè è diverso. Vitamina D, il sole aiuta la vitamina D. Io sto macchina, io sto macchina. No, io sono in ufficio. Allora, questo è. Passando vicino all'ufficio tuo. Che bello, che bello. Sto passando sotto al mulino. 101 113. No, anche no, grazie. Del 20 ottobre, ho capito, 2020. Allora, allora, abbiamo un verbale sempre di giunta, deliberazione numero 13, aspetta, allora, funzione del segretario, va bene, abbiamo la deliberazione. Quindi vediamo un po' che cosa ci vogliamo leggere. Vabbè, sono 12 pagine perché ci sono... Ci sono questi qua, che cosa sono queste tabelle? Vediamo un attimo, attenzione, sono solo tabelle in effetti, però volevo capire che cos'era, sono adeguamenti, ok. Ok, ok, quindi c'è la deliberazione numero 13 che ha come oggetto integrazione a parziale rettifica della deliberazione di giunta del municipio 7 dell'8-9-2020 avente ad oggetto approvazione dei progetti esecutivi di adeguamento antincendio, perfetto, degli edifici scolastici, sedi e scuole primarie, Guareschi, Pallavicini, Matteo Ricci, Santi Savarino, Frignani. Premesso che con deliberazione numero 100 del 2019 l'Assemblea Capitolina ha approvato il bilancio di previsione finanziaria 2020-2022 e l'allegato piano di investimenti per il triennio 2020-2022, successivamente all'approvazione della deliberazione numero 50, la Giunta Municipale ha approvato con deliberazione numero 15 i documenti di fattibilità delle alternative progettuali da inserire nel piano di investimenti. A seguito dell'approvazione del bilancio capitolino, il municipio ha ricevuto relativamente al piano investimenti 2020-2020 fondi per un importo di 7.311.980, importo inferiore alla cifra richiesta. Che faccio? Continuo a leggere così o consigliate che lei... continuo a leggere con deliberazione della giunta municipale numero 2 recante approvazione delle rimodulazioni dei quadri economici relativi ai documenti di fattibilità delle alternative progettuali previste nel piano investimenti e approvazione dei documenti di fattibilità integrazione e rettifica delle deliberazioni, sono stati approvati i quadri economici degli interventi previsti per il piano investimenti 2020 e sono stati individuati gli importi relativi ai servizi di ingegneria e architettura. Ti sento. Da affidare ad operatori conosciuti, da individuare conforme a quanto previsto per la realizzazione delle opere indicate in oggetto. Con deliberazione numero 7 sono stati approvati in linea tecnica, oddio santo, linea tecnica, oddio, è talmente scritto piccolo che voi non avete idea, i progetti esecutivi di adeguamento antincendio delle scuole primarie, dimmi Paolo. Posso leggere, tanto penso che sia interessante alcuni passaggi di questa delibera. Sì, allora leggila tu, bene, bene, dai. Vado direttamente sul, il citato provvedimento è stato approvato senza il parere della Ragioneria Generale in ordine alla regolarità contabile, ritenuto che lo stesso fosse finalizzato all'approvazione del progetto tecnico completo del quadro economico come fase propedeutica alla contrazione del mutuo. Con la medesima deliberazione, per mero errore materiale, l'importo dei professionisti riportato nei seguenti progetti esecutivi, adeguamento alla normativa antincendio della scuola elementare Frignani e adeguamento alla normativa antincendio della scuola elementare Santi Savarino,
è stato indicato pari ad euro 10.222,38 in luogo dell'importo corretto 10.322,38, c'era un 100 euro di differenza. Considerato che con nota protocollo del 21 luglio 2020 sono stati acquisiti i progetti esecutivi, archiviati e disponibili alla visione nella versione cartacea e digitale presso gli uffici del Servizio Manutenzione Edilizia e Patrimonio, gli elaborati progettuali non sono presenti sul protocollo GED per la loro dimensione eccessiva che non ha consentito il caricamento. Relativamente agli importi stanziati per le opere, il piano investimenti 2020-2022. Allora, quindi io vado direttamente a leggere proprio gli importi. Quindi, scuola elementare Frignani, 350.000 euro, importo complessivo dell'opera. Stessa cifra per la Santi Savarino, 350.000 euro. Per la Guareschi, 250.000. Per la Pallavicini, 550.000. Matteo Ricci, 400.000. Totale complessivo 1.900.000 euro. Parliamo sempre di adeguamento alla normativa antincendio. E poi ci sono le varie tabelle, vari prospetti, sono più che altro elementi tecnici. Poi in fondo ci sono i protocolli di questi progetti esecutivi che sono tutti del 13 agosto 2020. Facciamo, mettiamo agli atti o in evidenza? Io, se è possibile, averla in commissione seconda. Ok. Perché poi con la delibera in fondo dice di procedere, per quanto esposto nelle premesse, all'integrazione della deliberazione 7/2020 dell'8 settembre 2020 con il parere della Ragioneria Generale seconda direzione quarta UO e dalla parziale rettifica della stessa relativamente all'importo da destinare ai professionisti per i progetti esecutivi, quello dicevamo prima, Frignani Santi Savarino. Poi di approvare ai fini dell'accensione del mutuo i progetti esecutivi di adeguamento antincendio di seguito riportati, come era definito prima. Perfetto. Perfetto, quindi la metto in evidenza e poi la inviamo anche alla commissione seconda. Grazie. Ok. Presidente, mi scusi, posso fare la domanda al consigliere Sordini, che adesso lo vedo collegato, può darsi che ha risolto i problemi tecnici, in merito al, non so se era il Banco Solidale, il progetto Solidale. Carmen mi ha levato il microfono, quindi. No, io proprio, guarda, non mi sto muovendo, io come faccio? Ferma, figurati tu se levavo il microfono. Qualcuno, ma eccoci, ci siamo? Sì, sì. Mi sentite? Sì, sì. No, sono stato sempre, ho avuto qualche minuto prima che ho prestato il cellulare. Ma sono sempre collegato, ascoltato tu. Dimmi. Io ti sento male, Simo, Sordini. Mi senti? Un po' meglio. Paolo, mi senti? Allora, sì, adesso sì, sì, parlando piano e forte sì. Dicevo, siccome in una memoria o direttiva di giunta l'assessore Caminiti aveva detto che avrebbe proposto alla commissione dove, insomma, di politiche sociali il tema di, non mi ricordo se era Banco Solidale o una cosa del genere, allora volevo sapere se era stata posta alla vostra attenzione. No, guarda, io personalmente ho un vuoto perché non so che sì. Come? Mi sembra, insomma, di essere stato ma non abbiamo sentito nulla? Mi sentite? Ora sì. Parlo piano, mi sentite? Ora sì. Allora, a casa. Non so se è un vuoto, diciamo, da parte mia, quindi ho seguito io
per un momento magari il nome della commissione sia stata sottoposta alla commissione, ma io non ho traccia. Sì, Patrizio, presidente, se posso, sono Crescenzi, sono un membro Prego. Della commissione politiche sociali, trattavo notizia. Ah, grazie Crescenzi, perché Sordini purtroppo non lo sentiamo. Sì. Non ho capito, sembra che sta dall'oltretomba. No, speriamo di no, presidente. Professore Crescenzi. Grazie, presidente. Praticamente no, allora ne abbiamo parlato in commissione, mi voglio rispondere alla domanda posta dal collega Mancuso se abbiamo grazie. Allora sì. Abbiamo trattato ampiamente l'argomento all'interno della commissione politiche sociali, la presenza dell'assessore e degli uffici competenti. In quella sede abbiamo espresso una serie di indirizzi contestuali a delle perplessità che ci sono state, quindi sempre in quella sede sostanzialmente chiarite, e così come avevamo chiesto che fosse fatto, è stata presentata, fra l'altro dovrebbe essere di, aspettate se mi date un secondo, vedo il protocollo. Esatto, allora del 17 dicembre, protocollo 121768, abbiamo la direttiva numero 31 del 16 dicembre, che riguarda proprio il Banco Solidale, ed è a doppia firma dell'assessore al commercio e dell'assessore alle politiche sociali. Ancora a seguire, del 18 dicembre, la 18 dicembre, che riguarda come possiamo dire, residenti, no, questa è un'altra cosa, chiedo scusa. Quindi la precedente direttiva che ho richiamato, che infatti è a doppia firma perché riguarda appunto anche i mercati plateatici del nostro territorio, è stata praticamente la conclusione di quelli che sono stati gli indirizzi dati dalla Commissione rispetto alla questione del Banco Solidale. Prevede anche dei fondi? Non che io sappia, nel senso la direttiva non dovrebbe prevedere impegno di fondi, ma considerate che in realtà cioè parallelamente, cioè il Banco Solidale è appunto una questione solidale, quindi affidata alla solidarietà della comunità cittadina, in questo caso municipale, e ho fatto particolare riferimento ai mercati, e ad essi si appoggia e intende appunto che ci si sostenga in questo momento. Rispetto invece alla questione fondi, ci sono dei fondi, mi pare 15 milioni di euro, che sono stati destinati a Roma Capitale dalla regione. Su questo argomento però, consigliere, è un po' complesso quest'ultimo, di come sono stati ripartiti e quindi di come devono essere impiegati questi fondi, e comunque le posso dire che per agevolare l'impiego di questi fondi da parte dei municipi, più che altro anche la questione logistica, come lei può immaginare che non è esattamente facile, e poi insomma ci sono tutta una serie di dati, di numeri proprio di persone che vanno raggiunte, che sono nell'ordine delle migliaia nel nostro municipio, le dico solo questo, in aumento fra l'altro. Quindi insomma è una questione complessa, una questione delicata, però insomma è stata inviata sempre su, dopo confronto, su in qualche modo indirizzo, non certo disposizione, non è il termine corretto, comunque della Commissione Politiche Sociali, una nota a doppia firma del Presidente del Municipio e dell'Assessorato, per poter appunto avere per proporre un modo snello di poter unificare questi fondi messi a disposizione dalla Regione Lazio, anche perché poi lei, come sa meglio di noi probabilmente, sicuramente meglio di me, ci sono anche dei tempi per poter spendere questi fondi, e riceverli a novembre non è esattamente un regalo, ok? Mettiamola così a livello burocratico. Sì, comprendo.
Grazie, grazie per la preziosissima scusa. Grazie Crescenzi. No, in realtà mi scuso perché mi rendo conto di essere stato di aver spiegato Marini nel peggior modo possibile, quindi in realtà scusatevi veramente, ma sono veramente reduce da una nottata in bianco, in realtà non ovviamente per bagordi fatti, purtroppo aggiungo, però insomma niente, spero che si sia compreso quello che ho detto. Grazie Marco. Allora, grazie. Ok, che cosa ci rimane, Carmen? Guarda, ci sono sempre altre memorie direttive. Vabbè, le riprendiamo la prossima volta, diretto. Soltanto. Ci sono osservazioni da parte dei consiglieri? Presidente, posso sentire adesso? Sì, Simone, sì. Scusate, non sono a casa qui. Adesso ormai... ti sento bene, adesso sì. Ok. Ho cercato proprio l'angoletto dove si sente meglio. Allora, tornando alla domanda di Mancuso, che ha risposto comunque il collega, la domanda che diciamo, mi pongo è una, quella poi nella fattività, insomma, no? Nel concreto, il progetto, perché adesso siamo a Natale, no? In che cosa? Mi sono perso, poi l'ho detto prima, ma è stato un voto mio. Ti sentiamo molto male, Simone, ti sentiamo a tratti, non si sente bene. No, io sento. Però. Ah, perfetto, io no. Vabbè. Ok, allora proseguo. Sì. Vai. Perdonatemi. Allora cerco di essere proprio più sintetico possibile, farò pianissimo. Il progetto in che cosa consiste, cioè come si sta mettendo in campo? La direttiva cosa prevede? Domanda. Ok, se qualcuno... la domanda l'hai fatta a Crescenzi, immagino, perché io... Sì, se magari lui sa qualcosa più di noi, perché è chiaro, insomma, dai lavori della Commissione che la forse non sa che ci sono le commissioni, il consiglio di qui, quel poco o tanto che si fa, da quello che apprezziamo grazie ai lavori della commissione di controllo, trasparenza e garanzia, che la giunta insomma qualcosa produce, non come le commissioni, come vogliono le commissioni. Quindi magari noi sulla giunta sappiamo ben poco, combinati la commissione in cui stiamo partecipando ora, i consiglieri di maggioranza sicuramente sono più informati di noi, chi lo è se può rispondermi. Sì, se volete. Crescenzi, ti disturbiamo purtroppo, sicuramente se aiuto, ecco, poi grazie. Presidente, immagino mi abbia dato la parola perché non l'ho sentita bene. Sì, okay, sì, certo, perfetto. Allora, rispondo nel merito quindi di questa direttiva e vi leggo i passaggi che diciamo la concretizzano. E tenuto conto che sempre detta commissione, la Commissione Politiche Sociali, ha rappresentato unanimemente che il progetto Banco Solidale dovrà essere considerato quale punto di raccolta a fine giornata di beni alimentari non utilizzati, favorendo così la giusta sensibilizzazione degli esercenti del mercato a donare le eccedenze. I cittadini in difficoltà così potrebbero non recarsi al banco per dignità ed imbarazzo e le associazioni incaricate potrebbero ritirare detti beni a termine della giornata. Pertanto la Giunta Municipale impegna la Direzione Socioeducativa e la Tecnica, ognuno per il proprio ambito di competenza, a porre in essere ogni utile adempimento amministrativo teso all'attivazione della nuova progettualità sovraespressa, al fine di creare un punto di raccolta giornaliero di beni alimentari di eccedenza con il coinvolgimento delle associazioni del terzo settore, rendendo così più organica e capillare la distribuzione dei pacchi mediante la turnazione delle associazioni disponibili a partecipare all'iniziativa. Andando poi un attimo a spiegarvela, la questione è questa: il Banco Solidale funziona canonicamente,
chiedo scusa, mi sono un attimo perso perché sento un rumore di fondo che mi ha distratto. E, dicevo, il banco solidale sostanzialmente funziona che il cittadino appunto, che vuole partecipare a questa iniziativa solidale si presenta dal fruttivendolo piuttosto che dal macellaio, comunque dalla gastronomia, dal pescivendolo, eccetera, e lascia un po' come si fa da decenni a Napoli, piuttosto che un caffè sospeso, magari un qualunque genere alimentare in vendita disponibile. Il discorso qual è? Che appunto, siccome siamo in una situazione molto particolare, nella quale persone che magari nella vita non hanno neanche mai avuto difficoltà economiche, in questo momento potrebbero averle, è assolutamente fisiologico anche quindi contemperare in quest'ambito di cose l'imbarazzo che può avere una persona nel recarsi presso appunto uno di questi banchi cosiddetti appunto solidali. Pertanto abbiamo ritenuto invece di procedere con l'attività che è stata già fatta da aprile scorso, e cioè la ricognizione di tutte quelle che sono le persone segnalate a tutti i livelli, insomma, cioè tramite segnalazioni pervenute da chiunque, okay, sia da diretti interessati che per gli stessi motivi che vi ho appena detto anche indirettamente. E all'interno della cabina di regia che è costituita appunto presso la direzione del nostro municipio e che quindi tiene conto e tiene anche le fila dell'organizzazione insieme a tutte le associazioni che hanno aderito alla cabina di regia, e attraverso questo sistema praticamente saranno le associazioni che si recano presso i plateatici e in quel momento si prenderanno carico di distribuire tutto ciò che possono essere non necessariamente solo le eccedenze. Ora in questo la direttiva va specificando le eccedenze, però insomma non necessariamente solo le eccedenze, non limitatamente a, per poi distribuirle a chi indica la cabina di regia. Questo è quanto. Cioè praticamente né più né meno quello che si è fatto durante appunto la cosiddetta prima fase, e si va un po' a reiterare adesso soltanto con un coinvolgimento attivo dei mercati. E se mi posso permettere di leggere quello che ha scritto il consigliere Sordini, Presidente, perché probabilmente ha problemi di audio e quindi ha scritto. Posso, Presidente? Carmen, non so se mi senti. Io sì. Allora, diciamo, chi tace acconsente, il consigliere Sordini, che ha problemi di linea, scrive: dove si sta facendo e come sta procedendo? Possiamo indicare ora alle famiglie in difficoltà a recarsi dove? Pronto? Oh, ecco, Presidente. No, il consigliere Mancuso, è proprio quello che ho detto. Sì, no, io sto leggendo quello che ha scritto il consigliere Sordini sulla chat. Ah, chiedo scusa. Dice pure, no, per essere aiutati ora chi devono e dove devono recarsi. Poi dice, chi ha necessità in questo momento dove deve andare, concreto, possiamo avere in commissione un elenco di realtà, di indirizzi, contatti, e dice grazie alla fine. Grazie, allora, consigliere Sordini. La risposta a queste domande è chiamare la direzione socioeducativa del nostro municipio, quello senz'altro. Dopodiché, che cosa si sta facendo in concreto? Ribadisco, si è già fatto in concreto, questa direttiva non sostituisce né supera altre direttive, semplicemente aggiunge un qualcosa a quanto già si è fatto, sulla base anche di quelli che sono stati i cosiddetti pacchi alimentari che sono stati acquistati dal Comune di Roma, oltre alla distribuzione dei voucher, insomma dei buoni pasto, eccetera eccetera eccetera. Insomma, ribadisco, questa direttiva è la 31 del 16, protocollata il 17, quindi insomma oggi ne abbiamo 21, e immagino che da oggi inizieranno a lavorarci gli uffici, si inizieranno ad attivare in questo senso. Ci ho detto, quindi sicuramente ci sono delle associazioni che hanno aderito alla cabina di regia, però insomma senza doverle adesso qui magari anche erroneamente elencare,
ripeto, si può tranquillamente indirizzare o anche a noi consiglieri, cioè io ribadisco, è una, quello che ribadivo già prima, è una situazione comunque emergenziale che riguarda delle esigenze cogenti come appunto mangiare, nutrirsi, di persone che hanno delle difficoltà in questo momento, quindi qualunque sia il canale è lecito ed è legittimo, basta poi veicolare tutto alla cabina di regia che è istituita comunque presso la direzione del municipio, quindi lo dico anche a Simone, te ne puoi fare carico anche tu personalmente delle segnalazioni, ma in generale lo si può, si possono indirizzare le persone alla direzione socioeducativa che istantaneamente prendono in carico. Assolutamente, cioè non ci sono passaggi incredibili, formali, burocratici. Cioè io ti segnalo, guarda, ho fame, a posto. E il milione di euro eventualmente se si dividesse per 15? Si può, si può usare non prima so della fine dell'anno? Quale milione vi state riferendo? No, i 15 milioni che sono stati detti prima della Regione Lazio che è data al Comune di Roma, sì. Se sono divisi per 15 municipi, uno un milione a testa, o forse non è così e mi sono sbagliato io? No, non è così, infatti la questione è centralizzata, però ci sono dei... Guardi, è una questione che in questo momento ho difficoltà a spiegarle. Comunque grazie perché le spiegazioni sono state chiarissime e per me utili. No, mi dispiace non poter dare, in realtà sono molto dispiaciuto di non poter dare informazioni corrette, cioè io ho paura di non dare informazioni corrette in questo momento rispetto ai fondi messi a disposizione dalla regione, quindi preferisco non dire nulla piuttosto che rischiare di dire una cavolata, sono sincero. Va bene, grazie Crescenzi, Sordini, immagino che ha avuto le risposte che cercava. Niente, direi di chiudere e ci aggiorniamo dopo Natale, vi faccio a tutti gli auguri di un tranquillo Natale a questo punto, perché quello sarà tranquillo, pure Capodanno. Più tranquillo di così. Quindi interrompo la registrazione. Sì.